Gasparri, allora, non c'è ancora l'accordo con il PD. Meglio Amato o meglio D'Alema in questo momento per voi? Non dobbiamo adesso bruciare ulteriori posizioni, noi dobbiamo trovare una condivisione. È ovvio che è noto a tutti a questo punto il grado di condivisione che ci può essere su questo o quel nome, e quindi tutti sanno tutto, perché i nomi che circolano sono sempre quelli. Quindi, tolto la Gabanelli al primo turno, che non credo diventerà Presidente della Repubblica, ed escluso anche del resto che insomma, Marini conduca un programma televisivo, i nomi di condivisione sono noti. Uno strappo sarebbe un errore gravissimo da parte del Partito Democratico, che non può scaricare sulla pelle degli italiani il proprio congresso che è in corso sotto gli occhi sconcertati di tutti. Dobbiamo eleggere il Presidente, non celebrare il congresso del PD, e il PDL non è una corrente del PD, è un partito che rappresenta 10 milioni di persone, pronto a condividere scelte ragionevoli e non a subire imposizioni. Possibile che al primo e al secondo scrutinio il PDL voti Berlusconi? No, adesso dobbiamo insomma lavorare sulle soluzioni, quindi ripeto, lo schema è molto chiaro, il PD non faccia un congresso, contribuisca a una soluzione per la Repubblica. Presidente, senza accordo su Amato voterete Berlusconi? Non lo so. Il Movimento 5 Stelle candida la Gabanelli alla Presidenza della Repubblica, lei che cosa ne pensa? Non è il mio candidato. Meglio Amato? Preferirei Berlusconi. Il Movimento 5 Stelle propone la Gabanelli come Presidente della Repubblica. Adesso la dico proprio, una... No, non posso dire quello che penso, ma l'avete capito tutti, una così grande io non l'ho mai sentita. Perché? Non credevo che fosse, perché il Presidente serve per unire, dicendolo seriamente, ecco, quella serve per dividere, per cui non c'è nulla al mondo di più sbagliato, di più incivile, di più folle.